Presidente Miranda, echi transmetropolitani, qui a Foggia una mostra di arte contemporanea molto importante, abbiamo nomi importanti quali De Chirico e Guttuso tra gli altri. Ma è una soddisfazione immensa per l'intera cittadinanza poter dare albergo in un locale della nostra città a delle tele così importanti di pittori che hanno fatto la storia della pittura a livello nazionale ed internazionale, dunque è un motivo di grandissima gioia, ennesima dimostrazione che la nostra città è ricchissima di eccellenze, come in questo caso il proprietario della Galleria d'Arte Giuseppe Benvenuto, che ha avuto la forza, la voglia, il coraggio, l'ardire di organizzare questa bellissima iniziativa nella nostra città, che vive certamente un momento difficile ma che è piena di iniziative assolutamente importanti, interessantissime, ad ulteriore dimostrazione di come i foggiani siano tutt'altro che silenti, disattenti e diciamo distanti rispetto a quello che avviene nella nostra città e che di bene e di ottimo, di eccellente la nostra città determina. D'altronde l'arte è la più alta forma di cultura dei tempi del Medioevo, ricordiamo anche le pitture rupestri, erano quelle con le quali i nostri antenati dimostravano la loro sensibilità e ha avuto anche nel corso dei secoli una funzione assolutamente educativa, si pensi alle opere di Giotto nella Basilica di San Francesco d'Assisi, a quello della Cappella Sistina di Michelangelo, quindi una funzione anche pedagogica rispetto ad una popolazione che nei secoli passati era per la quasi totalità analfabeta. Ma la cultura, che è la caratteristica dell'uomo, deve necessariamente essere trasmessa e la forma principe per la trasmissione della cultura è senz'altro l'arte della pittura o anche quella della scultura, quindi dare il colore oppure far uscire dalla pietra l'immagine che era scolpita, così come Michelangelo soleva definire la scultura. L'arte a Foggia, la cultura a Foggia, l'eccellenza a Foggia, questa sera è un motivo di grande soddisfazione in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, di cittadino e di cittadino innamorato, perso di questa realtà, di questa città. Vivere l'arte, vivere la cultura in un momento di difficoltà economica è sempre difficile, ma comunque è una risposta positiva perché si può guardare oltre. Ma guardi, è la risposta, perché la cultura non deve essere assolutamente interpretata come mera accademia e basta. L'occasione di creazione di posti di lavoro nella interpretazione di business della cultura ne è pieno il mondo. D'altronde anche il Presidente del Consiglio dei Ministri in questa fase difficilissima della geopolitica a livello mondiale ha detto che è necessario dare contributi dal punto di vista della sicurezza ma altrettanti dal punto di vista della cultura. Il nostro paese è quello che ha il 70% delle opere artistiche di tutto il mondo. La Capitanata certamente può fare molto e di più, abbiamo tesori di valore inestimabili dal punto di vista archeologico, dal punto di vista dei beni culturali materiali e immateriali, soggetti che hanno fatto la storia della nostra patria e che sono purtroppo caduti nel dimenticatoio. Penso a Salandra, oppure penso anche a coloro i quali hanno eletto la città di Foggia inclita sede imperiale, mi riferisco evidentemente a Federico II. Tutte queste iniziative che vedono la cultura al centro dovrebbero essere oggetto di una interpretazione in termini di gestione di impresa rispetto a quello che accade e creerebbe sicuramente una moltitudine di posti di lavoro soprattutto per le giovani generazioni. Dunque questa è la risposta, perché la città di Foggia ha tanto da dare, ha tanto da dire e queste sono le conseguenze dell'eccellenza che noi abbiamo e rispetto anche alle risposte che dobbiamo necessariamente dare rispetto agli episodi criminosi di cui purtroppo le cronache nazionali hanno parlato per la nostra città, che però non è soltanto quello, anzi è marginalmente questo aspetto che fa molto più rumore, diceva un famoso proverbio, fa molto più specie un albero che cade che una foresta che cresce. Nella nostra città tutti i giorni ci sono tantissime interessanti iniziative, certo magari fossero tutte a livello di quella di questa sera, però dobbiamo ripartire con grande coraggio, con grande forza, con grande convinzione le nostre potenzialità che però dobbiamo tradurre in concretezza.